Buonasera, per me è un ritorno quasi perché è tantissimo tempo che non presento più libri dentro la libreria. Siamo stati in piazzetta, abbiamo fatto tante cose, ma all'interno della libreria era un po' di tempo che non c'ero più. E ritornare con un libro come questo è veramente una soddisfazione incredibile, mi dà la misura poi di quanto sia bello il mio lavoro. Raccontavo prima quanto io faccia durante la giornata, faccio tantissime cose per riempirmi il tempo e quando poi si inciampa in un lavoro del genere si ha veramente una soddisfazione incredibile. Do il benvenuto a tutti, la libreria Io ci sto, una libreria fatta da volontari, credo che la conosciate un poco tutti quanti, ci siamo tutti soci, siamo nati quando tutte le librerie chiudevano e siamo ancora qui nonostante qualcuno avesse pronosticato cose tristi. Invece abbiamo lottato con tutte le nostre forze per cercare di diventare un presidio culturale per la città di Napoli e alla fine sembra che ci siamo riusciti e ci siamo riusciti anche bene. Alessandro Polidoro è stato uno degli editori che ci ha sostenuto in questa nostra battaglia, è stato anche il mio editore, per me è editore, io quando lo vedo lo chiamo così, e con grande soddisfazione posso dire di aver scritto per lui. E adesso è cresciuto moltissimo, lo vediamo con questa nuova collana che va avanti da un po' di tempo e che sta producendo davvero delle cose belle. Se ci volete sostenere, associatevi a Io ci sto, se altrimenti venite a comprare da noi, non c'è cosa più bella. Il fine settimana vi dico che partiamo con il Leggi tutto, tutto fuori a 1 euro, chiaramente non i libri nuovi, ma i libri già letti, usati. E troverete veramente una selezione di libri incredibili. Abbiamo finito adesso con Io leggo perché migliaia di libri donati alle scuole, insomma, ci diamo da fare, o meglio, si danno da fare. Io faccio, dico sempre, la parte concettuale e mai quella fisica che è veramente pesante in questa libreria. Ti lascio la parola così dici due. Grazie. Un po' ci introduci. Grazie Alessandro. Grazie, buonasera a tutti. Sempre grazie da Io ci sto, che è davvero un presidio culturale del Vomero, è diventato oramai una istituzione. Alberto, che la dirige magnificamente, e tanti collaboratori. Con Federica, come dicevamo, c'è un rapporto speciale, oltre di amicizia di lunga data, anche un rapporto editore. E, diciamo, autrice di un libro molto importante, che ricordo il titolo Mia, che trattava proprio della violenza di genere, quindi un libro di grande successo. Intanto Alessandro Polidoro editore, come diceva Federica, io concordo senza ipocrisia, è una casa editrice che è cresciuta, che sta, come dire, selezionando, la quantità e la qualità dei titoli che vengono proposti ogni anno. E diciamo in questa qualità si inserisce perfettamente il libro La ferita di Lucio Leone. La copertina del nostro Ardiano Corbi è espressione, un po' come dire, diciamo, di una sofferenza toracica, almeno questa è, come dire, praticamente l'impressione che vedo io, no? Voglio dire, già nei colori una ramificazione interna che porta verso l'alto, ma porta anche verso il basso. E quindi, diciamo, è una lettura molto particolare, una, come dire, una chiave di lettura che ciascuno di noi può, come dire, cogliere nella lettura di questo libro. Un libro molto intenso, molto bello. Lascio a Federica, ad Edoardo, che ringrazio per la sua partecipazione di stasera, e a Lucio, però, diciamo, il compito di raccontarvelo senza svelarlo. Grazie. Ha presentato Alessandro Edoardo Savarese, che è uno credo degli scrittori più belli che abbiamo a Napoli riguardo all'impegno sul campo della letteratura. Ha pubblicato per Wojtek un libro stupendo di cui non riesco a ricordarmi adesso il titolo, è tardi.
E anche lì si parlava di morte. Io mi sento tempo di morire, appunto. Mi sento a disagio proprio rispetto a questi, a loro due, a voi due, a dover parlare di come magari dico qualche castroneria. Mi auguro di no. Per la prima volta mi sono scritta tutto quello che volevo dire. Io parlo sempre a braccio, difficilmente scrivo una sorta di canovaccio, invece questa volta ho proprio voluto scrivere bene quello che volevo dire, anche perché il tuo libro è talmente particolare che prima Alessandro ha detto non sveliamo, cerchiamo di fare una presentazione senza svelare troppo di quello che c'è nel libro, quasi fosse un giallo, i gialli non si raccontano, non si riescono neanche a presentare bene spesso e volentieri, perché che cosa si può dire di un libro giallo? Di questo libro invece c'è veramente tantissimo da dire. Io oggi mi sono ritrovata a scrivere, non smettevo mai di scrivere, avevo un consiglio straordinario, mi chiamavano ed io continuavo a scrivere. Perché è un libro che tocca talmente tanti piani e talmente tante variazioni psicologiche che possiamo raccontarlo e raccontarci noi attraverso la lettura di questo libro in mille maniere. Quando ho letto la presentazione, ho chiamato Alessandro, ho detto Ale, lo voglio presentare io, credevo fosse un libro fantastico. Si parla di quest'uomo che entra attraverso una ferita che incide sul petto di persone che sono suicide, entra nel corpo di queste persone, quindi attraverso questa ferita entra e cerca di evitare il suicidio. Questo alla fine è il succo del libro, diciamo un pochino la trama. Ma sicuramente non è né l'inizio né la fine di tutto quello che è racchiuso poi in pochissime pagine. Quando l'ho avuto tra le mani ho pensato anche, è piccolino, e ho guardato il prezzo, 14 euro. Oggi comprare un libro è difficile, cioè, siamo in momenti di crisi, si guarda, si cerca di spendere i soldi nel miglior modo possibile. E ho pensato... forse non li spenderei 14 euro per un libro di 103, 104 pagine. Poi quando l'ho chiuso ho detto io come se avessi letto 10 libri in contemporanea, non uno solo. È chiaro che tutto quello che sto dicendo è il mio sentire. È chiaro che è un qualcosa che ha colpito me. Si parla della morte, si parla del suicidio e si parla della depressione. Questi sono i tre piani di fatto felicissimo, però è un come lo poni tu, appunto, attraverso l'elemento del fantastico, come lo poni tu, è semplicemente un libro di domande su qualcosa di cui si deve avere per forza coscienza. Nessuno di noi può scappare da questo. Raccontavo a lui che ieri ho fatto proprio la doppietta, perché io ieri sera sono andata a vedere uno spettacolo in cui si parla solo e unicamente di morte, un monologo sulla morte, e la protagonista è una donna che di mestiere fa la truccatrice dei morti, e dice io il mio datore di lavoro mi ha assunto, ha detto perché tanto qua muoiono a migliaia, si muore sempre come dai dentisti, no? È un argomento che è inutile che cerchiamo di nascondere, perché c'è. E allora come possiamo affrontarlo? Ma a maggior ragione come possiamo affrontare il suicidio? Il suicidio è qualcosa di feroce, è qualcosa che veramente scava, che è incomprensibile, è impossibile da poter elaborare, metabolizzare, prima metabolizzare e poi dopo elaborare, no? È una follia. E Lucio con il suo libro ci fa arrivare a una serie di risposte che chiaramente, insisto, sono sicuramente soggettive. Quando inizia allora la possibilità di accettare la morte? Edoardo nel suo libro l'ha un po' raccontato, anche il tuo libro è stato veramente terribile, mi raccontavi che non c'erano editori che te lo volessero pubblicare, poi sei arrivato a questa bellissima casa editrice che è la Voitec, a cui auguro veramente un percorso come quello che sta facendo Alessandro Polidoro su qui, insomma, noi qui giù siamo un po' limitati chiaramente anche come me
mezzi e come tutto, però abbiamo poi una produzione incredibile e degli scrittori eccezionali che vanno nelle grandi case editrici, invece sarebbe bello appunto continuassero. Voi con la vostra battaglia, ci metto anche a destra dell'Equatore, che è un'altra casa editrice che io adoro e che ha veramente degli spunti incredibili. E dicevo, quando è che allora comincia nella nostra vita l'idea di poter accettare la morte? C'è mai questo momento? Esiste un momento del genere? E ancora esiste il momento in cui si può ritornare indietro? Questa commissione tra passato, presente e futuro nel libro di Lucio è sempre presente. In effetti incomincia con l'esergo che credo abbia scritto tu, che non lo hai preso da nessuna parte. Certo. Inizia da lì ed è, forse sarebbe dovuto essere il finale, perché si legge e probabilmente, almeno io, non ho capito quello che tu intendessi. Quando sono andata alla fine, l'ho ripreso un'altra volta in mano e l'ho letto, è come se mi si fosse finalmente accesa quella lampadina che tu hai tentato, l'input che tu hai tentato di darmi all'inizio del libro. È un po' una miscellanea, questo libro, di tante cose. Mi ha ricordato nella sua costruzione, mi ha ricordato la città di Kappa, in questa costruzione, sì, questa costruzione fantastica, mi ha ricordato sicuramente Antonio Moresco, che è un maestro, e lo è stato, e che è stato il primo a sdoganare probabilmente la morte, l'idea della morte, un libro sulla morte e sui morti, solo e unicamente su quello. Antonio Moresco venne qui in libreria e ci raccontò un po' la sua vita da letterato, dicendo che lui per 48 anni non è stato capito, nessuno lo voleva pubblicare, come è successo a te con il tuo libro, e lui ha continuato a scrivere, se ne è fregato altamente, tutti volevano che cambiasse, dicevano che aveva una scrittura incredibile, ma lui ha continuato ad andare avanti per la sua strada in questo scantinato, che poi è l'incipit del libro che scrisse, l'addio, in questo scantinato ha continuato a scrivere, fino a che non è stato scoperto e non è arrivato al premio Strega. Questo per far capire l'importanza di un argomento e come siamo reticenti invece a volerlo leggere, come siamo reticenti a volerne parlare. E poi mi ha ricordato chiaramente Freud con l'istinto alla morte, ma mi ha portato a una lettura che ho fatto un po' di tempo fa, poi vabbè non me la ricordo più, però mi ricordavo di aver letto un libro di Simmel, proprio La metafisica della morte, e me lo sono andato a riprendere trovando appunto spunti nel tuo libro che già avevo guardato, già avevo letto, già mi erano chiari. Ci ho ritrovato Jovanotti, ci ho ritrovato la frase di Jovanotti di quando racconta la vertigine non è paura di cadere ma voglia di volare, ed è sì, il senso del vuoto ed è proprio questo alla fine, no? Lui lo canta in una canzone pop che può non darci, lasciarci un eco, ma è un verso, per me è proprio un verso fortissimo: la vertigine non è paura di cadere ma voglia di volare. E va bene, lascio la parola a te e poi dopo magari continui. No, o vuoi commentare? Sì, forse commenti Edoardo. Tu. Io? Grazie Federica per questa lettura, davvero mi ha molto colpito, anche emozionato, perché hai toccato dei tasti sicuramente decisivi, in particolar modo la circolarità tra la parte finale e la parte iniziale, una lettura correttissima. Anche tutte le fonti che citi sono state sicuramente fonti ispirazione. Emily Dickinson, che forse è la madre di tutto. Più in fase giovanile sicuramente ha avuto anche lei questa influenza. Sì, è un libro che ha avuto una genesi complessa, anche una trattazione, diciamo, che ho seguito in molti anni, anche se appunto è molto breve, come dicevi tu, è molto denso, è anche una supernova in un certo senso, citando anche il senso del libro in qualche modo.
ha richiesto diverse riscritture, è stato davvero, davvero una cosa tribolata. Anche perché il tema, devo dire, ho cercato di trattare un tema così particolare senza necessità di essere, come dire, retorico, pietistico, di cadere. Per esempio, quando citi Agatha Christophe, ecco, è una cifra, un registro che non avrò mai a quel livello, però mi piace molto il taglio, mi è sempre piaciuto molto il taglio duro, sincero della sua scrittura, quindi quel registro narrativo molto, molto fermo nel raccontare comunque una favola. Perché sì, è vero, si parla delle cose che dici, si parla di tematiche come il suicidio, che è una cosa che in qualche modo ha toccato, seppur in senso lato e molto lontano, quasi tutti, però è una chiave favolistica, surreale, che è un po' la cifra del romanzo, quindi ha questo aspetto fantastico. Un'altra cosa che ho provato a fare, che tu hai in qualche modo toccato citando per esempio Freud, è il fatto di ragionare per simbologie, nel senso di lasciarci, c'è sempre uno spazio tra quello che scrivi e quello che legge il lettore, una zona grigia di interpretazione che fa il lettore, e questo romanzo cerca in qualche modo di stimolare un certo tipo di riflessione con un'attitudine simbolica. L'albero è la chiave di questa simbologia. Ed è bellissima questa cosa, questa aggiunta che fa il lettore, infatti è stupendo sentire cosa poi, qual è il feedback che ti dà chi lo legge, di questo tentativo di stimolare un certo ragionamento inconscio che comunque dovrebbe venirti nella sua lettura. Questo, diciamo, sostanzialmente. Edu, vuoi intervenire tu? Magari ci racconti meglio l'albero. Se ne è parlato, sì, infatti, ma l'albero. La copertina è stupenda. Poi la realizzazione non solo grafica, avete fatto anche un book trailer realizzato, sì, Bobo, che è il grafico di Wojtek, che è qui presente. Anche grande fan di Giovanotti, se ricordo. E devo dire che innanzitutto ho trovato in Polidoro un'attenzione davvero particolare, una professionalità incredibile sotto ogni aspetto della cura del testo, prima di tutto del testo, del stupendo lavoro di Antonio Esposito. Ci siamo confrontati tantissimo, è stato davvero un viaggio dentro il testo e quindi inevitabilmente dentro di me, perché il testo gioca molto, come dicevi tu, sull'aspetto della temporalità, di cos'è il passato, cos'è il presente, cos'è il futuro, di come lo si può interpretare, se come un flusso, e tanti altri ragionamenti in merito. E con Antonio abbiamo lavorato tantissimo anche sull'aspetto proprio linguistico e verbale, per cui il personaggio parla in prima persona, poi parla in terza, a seconda del momento in cui quell'azione viene catalogata come reale. Questo sembra molto più difficile da dire che da leggere, perché, come dicevamo prima, il tratto non è particolarmente complesso e elaborato, non ho usato una prosa chissà quanto, come dire, articolata e complessa, ha una sua leggerezza. Però la tematica del tempo, che forse è l'elemento chiave e che si intrecci inevitabilmente a tutto, che con Antonio è venuto più fuori. E questa è stata una cosa molto interessante, che prima era un po' involuto come ragionamento. E al di là di questo, anche far parte di questa collana è molto bello, perché loro stanno facendo un lavoro incredibile sulla narrativa contemporanea. Lo dico anche nel lavoro che faccio in Void, che ci misuriamo continuamente con loro, ed è davvero, davvero interessante vedere le scelte che fanno, i testi che producono. Stiamo facendo probabilmente anche un percorso simile sotto tanti punti di vista, e questo è molto bello, lo trovo stimolante, anche perché la nostra visione sulla narrativa contemporanea tende a essere quasi simile. Comunque la cifra del surreale è una cifra che noi troviamo molto anche nelle riviste online, nel tentativo di scrittura anche di chi magari non arriva a pubblicare. È proprio un'esigenza di fuggire dalla realtà, non tramite il realismo magico tipico, non lo so, di tanti attori sudamericani o comunque anche di quelli giapponesi più contemporanei, Murakami eccetera. È proprio un avvicinare il surreale al reale, e in questo Antonio Moreschi è stato un grande precursore. Per esempio negli esordi succedono cose irreali nella più totale realtà, cioè una cosa veramente molto particolare.
Quindi niente, sono molto contento e davvero onorato del lavoro che stiamo facendo insieme e li volevo ringraziare. Su. Abbiamo anche un'altra partecipazione di cagnolini, questa è una cosa più bella. Allora, diciamo, venendo qui a piedi per qualche strada pomerese con Lucio che è venuto a casa, mi ha abusato, ho percepito che lui è molto emozionato, come si deve essere in una prima presentazione della tua città. E quindi diciamo, noi abbiamo anche il compito, Federica già l'ha fatto magnificamente, adesso aspetta a me, un po' di rassicurare l'autore, no? Perché si è sempre in una fossa dei leoni nella tua città, qualunque cosa tu faccia. E in realtà nei luoghi della nostra appartenenza noi siamo sempre in una fossa dei leoni. Mi ricordo un aneddoto, diciamo, naturalmente musicale, che voi sapete essere la mia ossessione, ma una volta andando a conoscere un grande direttore d'orchestra, prima della prova antigenerale, lui disse al suo assistente di sala: che si dice nella fossa dei leoni? Io non capivo a che faceva riferimento ai professori d'orchestra, cioè la sua orchestra erano i suoi leoni, no? Quindi che aria aspira nella fossa dei leoni? Lui, un po' venendo qua, secondo me aveva un po' l'idea che questo poi è un po' un posto, no? Anche raccolto, intimo, ma di nudità. E allora, senza dire cose particolarmente intime, che pure conosco su Lucio, diciamo che ho imparato a conoscerlo prima come mio editore, poi come amico. Lucio ha un suo mondo interiore molto, molto ricco e soprattutto originale. E su questo vorrei dire innanzitutto che un libro napoletano in cui non c'è assolutamente Napoli, neanche diciamo in modo remoto, surrealtà, ma in realtà c'è un discorso di, come dire, di suo interessamento a certi temi più vasti. Questo è un po' un limite di certa scrittura napoletana, anche la mia spesso, cioè di rimanere ancorati a un luogo che ovviamente è ingombrante. Poi nella sua, come dire, ricerca spirituale, perché Lucio è un cercatore, ci sono due cose che mi hanno sempre colpito molto. Un grosso pensiero, come dire, ricorrente sul senso di colpa, che è una cosa che mi, diciamo, vede tra l'altro sulla stessa barca, e quindi come si elabora il senso di colpa e quanto questo abbia a che fare con la nostra cultura cattolica, che la sia poi, insomma, digerita, rigettata o assimilata, certamente è una sua eredità. E poi la sua ricerca spirituale anche verso altre religioni, altri approcci spirituali che hanno molto a che fare con la ricerca di una saggezza, di un equilibrio interiore e così via. Per cui quando ho cominciato a leggere La ferita, ho anche letto, coadiuvato da questa pioggia deprimente che ci perseguita da giorni, un libro di un autore che è stato un monaco trappista, Thomas Merton, e lo alternavo con Lucio. Lui ha scritto un libro nel 1965 che è La via della saggezza di Chuang Tzu, mi pare, ma è un libro su questo grande fondatore della saggezza taoista. E a un certo punto nel libro c'è un racconto che si chiama Il Perno, e dove si dice: non è a furia di argomentazioni logiche che noi arriveremo alla verità delle cose, perché ci sarà sempre un sì e un no, e in questo sì e in questo no ci sono germi di verità, cioè in entrambi ci sono. Il saggio si deve mettere al centro, nel perno, i sì e i no ruotano intorno a lui lungo una circonferenza, ma lui li guarda dalla duplice prospettiva dell'io e del non io. E questo sì e questo no lui li vedrà,
come dire, nella loro completezza. Allora vi leggo questa frase, molto interessante, peraltro, diciamo, che lascia al lettore diverse possibilità di lettura, ma un po' il libro ha questo registro. Non sprecherò l'ultimo attimo dei miei pensieri in consapevolezze diverse dalla verità. Allora mi sono fermato leggendo e ho pensato, ma perché ci sono consapevolezze diverse dalla verità? La mia consapevolezza, il mio interessamento all'unica consapevolezza è in realtà una consapevolezza della verità, ma è vero che ci sono altre consapevolezze, ci sono tante consapevolezze delle varie menzogne, ci sono consapevolezze di vari sì e di vari no, se volessimo usare il metro del maestro taoista. E poi aggiunge, e questo, come vedete, è molto in linea con un'impostazione orientale e non occidentale del pensiero, l'uomo non è migliore o diverso da qualsiasi altra forma di vita. Non merita o demerita l'aria che respira più di qualsiasi altra creatura o ammasso di materia. Qui, diciamo, poi ci sono delle cose che non diciamo perché siamo quasi alla fine, quindi non le posso leggere. Però c'è un po' la visione di una vita che è inserita in qualcosa di più grande. Allora, in questo libro, il tema, uno dei temi, perché effettivamente sono tanti, è quello del rapporto tra l'individuo e il mondo, gli altri, tra la percezione del soggetto e quello che accade, la verità di quello che accade intorno. Che cosa è questo? Chi è questo protagonista? Allora, qui ci sono degli elementi, è vero che è altamente simbolica questa storia, però ci sono degli elementi concreti molto interessanti. Uno è la stanza dove il protagonista vive, le pareti bianchissime, gli effetti di luce che si producono dall'unica finestra di questa stanza, un oggetto certo che è il telefono che squilla perché lui viene chiamato per eseguire la sua prestazione. La prestazione lavorativa è quella di incidere questa ferita in corpi di suicidi, per entrare dentro il loro corpo e quindi dentro le loro storie e poter ritornare al momento del suicidio per evitarlo. Quindi questa dinamica è una dinamica profondamente occidentale perché è volontarista. Siccome io penso che il suicidio è sbagliato, perché è eticamente sbagliato, perché lo è per chi ci crede religiosamente, perché lo associo alla disperazione, perché la Chiesa Cattolica sempre di più somministra il funerale al suicida, perché presuppone che sia incapace di intendere e di volere, quindi non lo condanna per quel gesto, lo reputa un gesto di disperazione, ma di follia. E quindi è un volontarismo, come dire, molto occidentale, molto fondato sul senso di colpa. Cerchiamo di redimere il suicida dalla sua colpa, cioè aver osato di rinunciare a quello che ci viene insegnato da tutti a essere il bene supremo, cioè la vita, il valore della vita, il bene della vita e così via. E la cosa bella, naturalmente, è che questa dinamica volontarista, chiamiamola cattolico-occidentale, ma anche profondamente laica, perché il volontarismo è anche e soprattutto laico, si interrompe a un certo momento, perché succedono delle cose nel racconto che consentono a questo protagonista di mettere in discussione questo suo intervento di salvezza e di dire, ma davvero è giusto, è coerente, è, come dire, naturale intervenire in questo modo? E qui c'è il grande tema che è stato toccato, ma su cui io mi soffermerei, benché è come camminare su un mare di uova, del suicidio. Tanto più qualche giorno fa avete ascoltato sicuramente che c'è stato il primo caso di suicidio assistito,
dopo la sentenza della Corte Costituzionale riguardo a Marco Cappato. Il Parlamento dovrebbe fare una legge, abbiamo raccolto le firme per il referendum sull'eutanasia, cioè il tema della morte è centrale, però il problema, cioè il problema, come il limite dei discorsi politico-giuridici, che poi sono freddi, astratti, la letteratura serve a raccontare delle storie. Tu, ascoltando quelle storie o leggendole, ti rendi conto di una verità che è la verità dell'esperienza umana di ogni singola persona, che è non assoggettabile a giudizio. Allora, il suicidio in sé, e c'è anche il tema del suicidio assistito in questo, non può essere, come fa un po' con i suoi con i suoi meccanismi un po' semplificatori, la Chiesa Cattolica, essere paragonato a un atto di follia, di insensatezza, di furore. No, perché noi abbiamo una serie di suicidi, tra l'altro i racconti delle storie di suicidio nella ferita sono la prova di questo, di atti in realtà profondamente invece meditati, voluti, consapevoli, cioè c'è una volontà di sottrarsi alla vita. E a un certo punto, in un capitolo molto bello, Lucio fa anche, attraverso uno dei personaggi, una carrellata di grandi scrittori che, come sappiamo, si sono tolti la vita, no? Pensiamo a Virginia Woolf o a Hemingway, e a Cesare Pavese e a Primo Levi. Beh, ce ne sono, se ci pensate, molti. Lucio ci consente in quelle poche pagine poi di focalizzare con un po' di turbamento tutto questo. Allora, questo che cosa ci fa pensare? Che nella libertà dell'uomo c'è scritta anche questa componente certamente tragica, che è quella di decidere di sottrarsi alla lotta, perché è una lotta, la sopravvivenza. È una lotta fino all'ultimo istante. E c'è nella vita, nel destino delle persone, un momento in cui ci si vuole sottrarre a questo agone terribile, faticoso. Allora, quando abbiamo presentato una volta Il tempo di morire al Premio Napoli, c'era Giovanna Mozzillo, la quale invece canta la bellezza della vita in modo, devo dire, che a volte a me irrita profondamente. Incredibilmente, nonostante l'editoria e tutto quello che ci circonda voglia relegare la morte a qualcosa che non ci interessa, nel pubblico tutti vollero parlare della morte, perché ne abbiamo bisogno di parlarne. E la Mozzillo si innervosì, disse: ma la vita è bellissima. Ho capito che la vita è bellissima, poniamo che lo sia. No. Poniamo che lo sia, c'è certamente questa presenza della morte, della sofferenza, e soprattutto della sentire la pesantezza della vita. Ora, che cos'è molto bello di questo libro? Che questo tema incandescente, per cui parte della nostra libertà è anche il dire no alla vita, ed è una parte legittima. Tutto questo, questa cosa così incandescente, è raccontata con l'umanità, la sensibilità, la cura, che poi chi conosce Lucio, come dire, gliele riconosce come doti anche del suo carattere, della sua personalità, del suo modo di rapportarsi al mondo, alle cose. E quindi c'è un termine che io amo molto, perché io finora ho parlato male della Chiesa, ma io sono abbastanza cattolico. C'è un termine che racchiude tutto questo sguardo e che secondo me appartiene molto a Lucio e alla scrittura di questa storia e al capitolo, alle pagine finali, che sono molto commoventi, che è misericordia. Cioè la misericordia, che purtroppo noi un po' scambiamo per il compatire,
No, invece è questo cuore che si apre alle fragilità di tutti e in qualche modo le comprende, le accoglie e ha bisogno, come dire, di rielaborarle. Ecco, allora questo protagonista, che un po' è un interventista molto efficiente, immune al sentimento, sicuro del suo scopo, in cui io vedo tanti di noi, no? Quando ci alziamo la mattina e indossiamo la nostra armatura e perseguiamo i nostri obiettivi, poi durante il tragitto perde la bussola, ma questo perdere la bussola gli consente di ritrovare un accesso più vero al tema del morire, dell'andarsene, del quando e come andarsene, che non è solo il tema del malato terminale, naturalmente, ma è un tema che veramente riguarda ciascuno di noi. Quindi io quello che volevo chiedere a Lucio, insomma, è proprio, sono curioso di questo aspetto perché lo abbiamo condiviso, no? Della sua visione tra senso di colpa e fuga dal cattolicesimo per andarsene verso, diciamo, paradisi spirituali più lontani, orientali, se questa mia lettura di questo interventismo della ragione fermato da qualcosa che invece è più semplice, più istintivo e più una dinamica dell'anima, del cuore, dello spirito, come la volete chiamare, sia una lettura che lui in qualche modo reputa fondata e anche in linea con il suo percorso di uomo prima ancora che di scrittore. Domande più semplici ne abbiamo? È interessante però che molte letture che ho avuto recentemente, insomma, le persone che hanno letto, ne danno comunque una chiave religiosa, cioè, o meglio, c'è un filtro di attraverso la spiritualità rivelata, chiamiamola così, e anche il confronto con altri modelli di spiritualità. Sicuramente è qualcosa che evidentemente pone le domande di questo tipo, che non erano all'origine però del motivo per cui, oppure del sentire che mi ha portato a porre questo, a scrivere questo. È un argomento davvero personale. Io faccio difficoltà a parlare di questo tipo. Chi mi conosce sa che sono più, in generale, sono più spigliato, sono più... Invece su questo libro faccio fatica, anche, è proprio il motivo per cui l'ho scritto, è per evocare simboli e per sentire parlare gli altri. A me piace questo di questo libro, perché è interessante anche la lettura che dà, la stupenda lettura, stupenda per il tipo di ragionamento che fa Edoardo, è più un arricchimento che una lettura. Siamo sempre lì, è sempre in quella zona grigia che rende questo libro una domanda... il modo per me di porre una domanda e di sentire da chi altri delle risposte. E questa è un'esigenza su un tema del genere, sul quale non ho risposte, se non l'onestà di cercare di porre un certo tipo di domande, prima di tutto a me stesso. Quindi il fatto che tu lo analizzi attraverso questa chiave di lettura, anche conoscendomi, sai che comunque io ho un rapporto tutto sommato... sereno, ma molto variegato con la spiritualità. Quindi tu parli del senso di colpa che conoscendomi sai che spesso è dominante per tanti aspetti. Il senso di colpa è in chiave psicologica più che in chiave spirituale è trattato qui, in verità. E la chiave perché, diciamo, il senso di colpa nasce e fiorisce, e come vedete il tema dell'albero, la domanda a cui non ho risposto, scusami Federica, prima, riguardava proprio l'albero, cioè il fiorire di attitudini psicologiche, soprattutto in relazione alla morte, o quel tipo di morte, è molto, molto interessante. Cioè, quali sono le barriere che si attivano naturalmente e qual è il procedimento attraverso cui si arrivi a un certo modo di confrontarsi con queste tematiche. È una cosa stupenda perché c'è una componente soggettiva forte, ma anche una componente, un egregore, direbbe un mio amico in fondo alla sala, un'entità
psicologica collettiva, ecco, per tradurla, incredibilmente potente e vasta, al punto da schiacciare il più. Quindi la ricerca, diciamo, di una verità, tu prima parlavi di verità, verità è sempre un concetto, come dire, è un prisma dalle incredibili, ineluttabili sfaccettature. Eppure esiste, cioè il paradosso è che la verità, almeno per come la intendo io, è sia multiforme che reale. Questa cosa è difficile da spiegare, quindi non so farla meglio di così per come la sento. E quindi anche solo la ricerca di qualcosa che esiste, però non esiste perché ha un milione di sfumature, ti pone a superare un certo tipo di mente collettiva e di ragionamento a cui, di cui in qualche modo sei inevitabilmente succube. Quindi la chiave di lettura principale non è in relazione comunque a un certo tipo di spiritualità rivelata, seppur iperpresente, come sai, noi abbiamo discusso di tanti argomenti e sono molto affascinato dalla spiritualità cristiana, proprio tantissimo, e mi hanno fatto notare molto di Sant'Agostino nella concezione del tempo, cioè sul fatto che il tempo in realtà non esiste, ci sono anche tanti ragionamenti, tante teodicee, da San Tommaso a Sant'Agostino, che trattano il tema del male, perché anche è uno dei temi presenti. E come diceva bene Edoardo, si cerca di scindere in questo testo il fatto, in maniera un po' manichea, che il male sia necessariamente quello. Questo è uno dei temi. Non so se ho risposto. Perché Edoardo mi mette un sacco in difficoltà, come mette in difficoltà tutti. Con una certa levatura. Pratica, prima di ascoltarvi parlare. Io ho una domanda da farti, però la devo leggere perché mi veniva. No, non lo so più fare il ragionamento. Se devo andare a memoria, non so più fare il ragionamento che ho fatto mentre ti leggevo e mentre scrivevo. Perché per i temi che tu tratti, molte persone sono tentate ad alzare, l'abbiamo detto, delle barricate. E si nascondono, non le vogliono sentire, non li vogliono affrontare, cosa che invece non succede nel leggere il tuo libro. E alla fine, quando si alza la barricata, è sempre però una maniera per scappare dal perché, dalla richiesta del perché, perché quando succedono determinati fatti, alla fine la madre di tutte le domande, specialmente di fronte a un suicidio, ma anche a una causa di depressione, che a volte le cause non sono organiche, quando lo sono si possono curare, ma quando non lo sono ci chiediamo perché. E allora io, leggendoti, pensavo che la tua non è una narrazione consolatoria, non lo è, ma è associata alla rappresentazione fantastica, ed è questo un paradosso della tua narrazione, fa in modo che non ci sia più una coincidenza astratta, ma una coincidenza effettiva tra realtà e verità. E ti ho detto, doverlo rifare il ragionamento non l'avrei saputo rifare, però l'ho dovuto leggere. Quindi di fronte a una rappresentazione fantastica mi viene in mente che appunto la coincidenza tra realtà e verità mi si è parata davanti come uno sparo, uno di quelli dei tuoi personaggi, è stato proprio veramente, e lo racconti quando parli del personaggio con le due teste e dell'esplosione della supernova. Per me è stato quello, è stato proprio uno sparo dentro di me, così. Perché quando è esploso io ho iniziato a capire, e ho capito che da morti si può essere più vivi che da vivi. Dipende tutto da come noi immaginiamo che sia la morte. E allora mi hai portato questo ragionamento, a questo ragionamento ci sono arrivato perché tu parli sempre di coscienza. Alla fine lui dice che il filo conduttore è il senso di colpa. Per me il filo conduttore del tuo libro è stata la coscienza. La necessità, la possibilità di avere una coscienza. Noi uomini nasciamo con la coscienza e si presume moriamo per coscienza.
questo mi è... Non so se sono stata chiara, se sono stata un po' vaga. Sono riuscita a spiegarmi un pochino? Sì, sì. Ok, certo. Non so se... Sì, no, il tema della coscienza, anzi come si dice, coscienza, non napoletana dire coscienza, quando dico coscienza, ti rido, ma quelli del nord, invece dice coscienza, a quanto pare. E, la cosa divertente, cioè, allora, divertente non è proprio, cioè, allora, qua sembra, la tematica è pregna, è comunque impegnativa, cioè impegnativa nel senso che è sicuramente oscura, è pesante, eccetera, però ha i suoi momenti di salvezza, chiamiamola così, certo. E soprattutto uno di questi è indubbiamente il concetto di coscienza, nel senso della per esempio la straordinaria capacità dell'uomo, forse l'unica grande capacità dell'uomo, di essere la coscienza critica del cosmo. Cioè, qual è la funzione che si può ipotizzare per l'uomo? Io non ne vedo un'altra così lampante. È un po' come se la creazione riflettesse su se stessa tramite lui. E questa è una delle cose che più mi interessa in generale, insieme al concetto del tempo che si lega molto a questo. Sì, infatti. È una cosa che io trovo bellissima ed è associata a questo, al tema appunto della vita e della morte. Quindi questa capacità dell'uomo di essere la coscienza critica della creazione, dell'assoluto, del cosmo, chiamatelo a secondo del taglio che si vuole dare, spirituale, più filosofico o anche più fisico proprio, parlo proprio di aspetti scientifici e basta, scientifici in relazione alla fisica, trovo già solo questo sia stupendo. Quindi sì, anche questo tipo di epifania, va, che tu descrivi nella lettura, è precisamente quello che dal punto di vista induttivo io cerco di far provare, se posso riuscirci o no, però il tentativo è quello di svelare delle visioni interne. Questo tipo di scrittura a me piace molto da proporre, perché secondo me è molto rispettosa anche nei confronti del lettore, che è una persona appunto viva come me e che in questo momento leggendo ha una forma di telepatia con quello che ho scritto io. Ed è anche raccontarlo è diverso dal provarlo. Però provarlo è stupendo. Sì, cioè, quando succede a me leggendo le cose che piacciono, no? Ho una forma di telepatia, di metempsicosi quasi, in alcuni casi, con dei testi che mi dicono delle cose e magari non interpreto neanche correttamente rispetto a quello che dice l'autore. Però svelano la parola, è come rivelare, ha un doppio significato, anzi un significato quasi triplo, delle cose di sé che è stupendo, soprattutto quando è in comunione o anche presunta comunione con l'autore della scritta, una cosa stupenda. E nel mio piccolo ho provato a cercare di trasmettere questo, senza imporre, senza calcare la mano su quello che penso io. Il tentativo era più tirar fuori che raccontarlo. E invece come ti è venuta poi questa idea incredibile della ferita? Da dove... Ma perché ha a che fare col contatto fisico? Cioè, che cos'è il contatto fisico? Il contatto fisico è il tentativo di unirsi a qualcos'altro. Cioè, il tentativo di, non so, un bacio o anche un pugno che si dà a una persona, è il tentativo di entrargli dentro, cioè di esserne parte, per un senso di morte, per una pulsione, appunto, non voglio parlare di fatto, però dico... per una pulsione di morte, di distruzione, o per una tendenza all'amore, il tentativo di gnostico, se vogliamo, ma questo è un altro tema, però dico il tentativo di essere uniti, di far parte di qualcun altro, è quello che muove qualsiasi cosa. Muove gli oggetti anche nella fisica, delle particelle, nella fisica più elementare. Cioè il tentativo è di unirsi. E questa cosa è evidente a tutti, perché è così. In questo caso è un tentativo surreale, paradossale, di calcare la mano. Cioè, come faccio a far sì che questa cosa non accada? Non è possibile. C'è un momento in cui la volontà arriva a delle barriere così forti
così ineluttabili che o decidi di superarle e basta, ed è surreale, impossibile, oppure ti arrendi. Ci sono dei casi in cui si va oltre, se non altro con la mente, e questo è uno dei casi, ma succede continuamente. E a volte succedono dei strani miracoli quando pensi che quella barriera sia stata raggiunta. E questo è un caso limite, iper surreale, di dare luogo a quella necessità di entrare in qualcosa che non puoi risolvere, come la fine, per esempio, di una persona cara. Quindi cosa puoi fare per evitare che faccia quel gesto? Rientri dentro in qualche modo, che è ovviamente una cosa impossibile. Va bene, siccome noi tutti odiamo le presentazioni troppo lunghe, soprattutto su questi temi, e anche i cagnolini sicuramente si annoieranno, per non parlare dei bambini che credo se ne siano andati già abbondante, meno male, so, mi sento in colpa, ecco il senso di colpa di Edoardo che guida un po' la mia vita su tanti aspetti. Qualcuno ha qualche domanda? E io ti volevo chiedere se gli echi antispecisti dell'estratto che ha letto Edoardo riguardano solo il tuo personaggio o anche te? Ti sarebbe una sorpresa questa. No, non riguardano affatto meno. Ah, okay. Non ti preoccupare. Sì. Okay, io volevo sapere pure l'inserimento dei fratelli siamesi. Ah, quello è... Sì, a un certo punto ci sono... intermezzo, questi due intermezzi... È un coro? A volte il coro dà una visione terza, esterna, di un punto di vista che è fin troppo soggettivo e rappresenta una dualità, che è poi l'origine del tutto, cioè senza dualità non c'è nulla. E quindi è un'interpretazione sublimata di un concetto fisico e quindi anche spirituale successivamente. È la stessa voce dell'inizio? Sì. Perciò, come tu hai ben letto, loro parlano del tempo all'inizio, non capisci nulla, è inevitabile, però poi gli dai un senso alla fine. Diciamo, mi piace il concetto di circolarità in generale su queste cose. Quindi... Va bene, c'è qualcuno che vuole fare una domanda o ridermi così davanti a tutti? No? Vedo i miei genitori, anche mia sorella, che mi hanno messo la presentazione abbastanza scioccati. Li capisco. Sì. Meno male. Pensiero... L'avete letto il libro? No, meglio di no. scherzo. Va bene, ok, allora niente, ringrazio per averci ascoltato. Io dico l'ultima cosa che mi è piaciuta moltissimo, perché di solito quando si fanno le presentazioni i relatori parlano su sempre autoreferenze, non è il caso di Edoardo, che io ascolterei per ore, che è veramente una meraviglia a sentirlo. Sì. E però poi succede sempre che l'autore viene messo un po' in secondo piano e parlano i relatori, mentre lui vorrebbe dire. Invece in questo caso lui avevi fame di sapere che cosa... Sì, è la cosa che mi interessa di più. Certo. E si vedeva proprio questo, è stato un bel accompagnamento per noi. Grazie. Almeno per me. Sì, grazie.